Un incendio di vaste proporzioni divampato nel cuore della notte scorsa dopo le tre ha riguardato un'area di oltre 50 ettari a ridorso del Monte Matera nel comune di Colli al Metauro. Difficile l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto poco prima delle 4, allertati da una residente che, uscita di casa per recarsi al lavoro, si è accorta del fumo denso sulla strada e ha dato subito l'allarme. Intervento durato quasi 9 ore, reso ancora più impegnativo per la presenza del fortissimo vento che soffiava nella zona e che alimentava con maggior vigore le fiamme che avanzavano velocemente. Le fiamme, che si sono sviluppate in un canalone nel fondovalle, si sono diramate in due direzioni opposte, avanzando rapidamente fino a raggiungere il complesso dei ripetitori radio TV sulla sommità del promontorio e verso valle, divorando tutto il crinale e arrivando anche a lambire alcune abitazioni. Qui siamo in un punto in cui il vento è fortissimo, facciamo veramente fatica a stare in piedi, anche l'operatore Filippo Pucci sta tenendo con tutte e due le mani la telecamera, però in questo punto si riesce a vedere l'estensione dell'incendio, perché lì dietro alle mie spalle ci sono i ripetitori del Monte Matera, ma adesso guardate fin dove arriva l'incendio, partito dalle 6 di questa mattina, è andato giù lungo tutto il crinale e sta interessando anche quel versante lì dove ci sono anche delle abitazioni. In questo momento ci sono due squadre dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, la provincia e anche i Carabinieri che stanno monitorando la situazione. Diversi quindi i fronti sui quali i Vigili del Fuoco sono stati impegnati. I primi ad arrivare sono state le squadre di Fano, che ricevuta la chiamata già alle 4 erano sul fronte del fuoco. Poi sono arrivate anche altre squadre da Pesaro, per un totale di oltre 15 uomini sul campo e 7 mezzi tra campagnole, autopompe e autobotti. In questo punto siamo ancora più vicini alla zona proprio interessata dal passaggio della lingua di fuoco. Qui alle mie spalle vedete tutta la zona piena di arbusti e di sterpaglia completamente annerita dalle fiamme. In questo momento il fronte della linea di fuoco è laggiù dove ci sono il fumo bianco che vedete. Oltre quel crinale c'è una zona boschiva molto vasta, se le fiamme dovessero arrivare fino lì l'incendio riprenderebbe ancora vigore. Una vasta operazione coordinata a terra dal dirigente dell'operazione di spegnimento, che non ha potuto però attivare i mezzi aerei per via del forte vento che impediva in ogni possibile direzione qualsiasi intervento. I pompieri hanno lottato contro le fiamme con i mezzi terrestri, arrivando anche a pochi metri dal fronte con i loro fuoristrada. Il complesso dei ripetitori, dove si trova anche un ponte radio delle forze dell'ordine, non è stato toccato dalle fiamme, che sono state fermate dal muretto in recinzione in cemento armato, ma che hanno comunque distrutto gran parte della vegetazione e degli arbusti presenti attorno alla struttura. Purtroppo anche il bilancio per quanto riguarda gli animali, perché tutta l'intera area interessata dall'incendio è una riserva di caccia privata, dove sono presenti numerosi cinghiali, ungulati e fagiani che con tutta probabilità hanno trovato la morte tra le fiamme. Dopo l'allarme ai vigili del fuoco è scattato subito anche l'apparato d'emergenza con i carabinieri, gli uomini della provincia per la viabilità e le forze di polizia locale, che hanno chiuso al traffico l'intera zona e con l'attivazione anche del COC da parte del comune. Abbiamo attivato il COC da stamattina fino a fine evento, quindi non abbiamo messo un momento di scadenza. Sentivo prima il sindaco di Monbaroccio che siamo a confine, loro lo hanno attivato fino a mezzanotte, noi abbiamo preferito essere ancora più cauti, aspettare a fine evento, vediamo un po'. Qui c'è una gran mobilitazione, io voglio anche ringraziare le Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Provincia, i nostri operai, i nostri vigili, i carabinieri. C'è una mobilitazione grande, moltissimi mezzi, non so quanti sono, ma saranno 5-6 mezzi i Vigili del Fuoco sicuramente. E li voglio ringraziare, ma anche incoraggiare nel loro lavoro, che è un lavoro veramente difficile con questo vento così forte.
Diverse le ipotesi ora sull'origine delle fiamme, sul luogo da dove sono partite le fiamme. È stato trovato sì un cavo della media tensione a terra spezzato in più parti con un palo in legno divelto dal vento, ma non si esclude neanche la matrice dolosa. Ogni ipotesi è al vaglio degli investigatori. Alle 12 poi di oggi la viabilità è stata riaperta e l'incendio circoscritto, ma presidiato sul posto da una squadra dei vigili del fuoco pronta a intervenire e entrare in azione qualora alcuni focolai dovessero ripartire.